Ci riparte e rilancia da Caltagirone i valori sturziani alla presenza di un folto pubblico che ha preso parte al primo congresso del partito, alla presenza del suo leader Totò Cuffaro in una sala gremita di pubblico a Palazzo Re Burdone. Si sono discussi e dibattuti diversi progetti e programmi che il nuovo partito intende rilanciare al cospetto degli elettori e soprattutto della folta platea di pubblico che segue il leader Totò Cuffaro. Partita quando abbiamo presentato la lista per il rinnovo del Consiglio Comunale, quando nessuno ci credeva la DC ha superato lo sbarramento ed è presente in Consiglio Comunale, adesso torna per rifare il congresso, per fare gli organi, per ripartire da Caltagirone una nuova stagione di valori e di presenza dentro le istituzioni. Con determinazione e decisione il leader della Nuova Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, in poche parole ha espresso la sintesi di un progetto a largo respiro che intende portare avanti per avvicinare i giovani alla politica e alle istituzioni. Cuffaro mette insomma in campo la sua esperienza di uomo politico per aver retto per più legislature le redini del governo della regione. Adesso riparte e rilancia da Caltagirone un nuovo programma politico, rispolverando i valori di un partito che in questa città conobbe con Sturzo, Scelba, Milazzo e Parisi i fasti di un tempo. La sua azione politica di fatto è già rappresentata in sede di governo regionale con alcuni esponenti del partito che reggono le sorti di assessorati chiave. Ma siamo presenti al governo regionale con assessori capaci e competenti. In atto sono due, speriamo di poterne avere altri. Abbiamo una presenza in consiglio regionale importante, siamo pronti per stare dentro le istituzioni provinciali. Sul fronte politico istituzionale, la nuova DC è altresì impegnata nella battaglia di istituzione delle ex province che con il governo Crocetta furono di fatto abolite e che negli anni è venuta la necessità di colmare questo gap che in materia di servizi potrebbe restituire maggiore respiro ai territori marginali rispetto alle aree metropolitane e gli attuali liberi consorzi. Il ricordo di Sturzo, stiamo facendo una grande battaglia per restituire le province e portare i nostri componenti dentro il territorio a rappresentare le realtà che hanno bisogno di qualcuno che non solo le rappresenti, che si occupi delle tematiche attenenti al territorio. Parlo delle scuole, dell'acqua, dei rifiuti. Qui a Caltagirone ribadiremo con forza che vogliamo le province e che soprattutto vogliamo che l'ambiente sia pulito. E l'unico modo per smaltire i rifiuti, per evitare che i comuni vadano in default, sono i termovalorizzatori. Ulteriori spunti ai fini del rilancio dei territori giungono dalle donne che vogliono profondere il loro impegno in politica, il tutto ai fini di una crescita che si traduca in termini di armonia e sviluppo, occupazione e di pari opportunità. Miriam Pace, nota imprenditrice, guarda avanti e mette a disposizione del partito la sua esperienza ispirandosi ai valori e ai principi che Sturzo, Scelba, Milazzo e Parisi diedero a questa città, lasciando di fatto una forte identità. Riportiamo la Democrazia Cristiana alle sue origini, qui a Caltagirone. Questo partito ha una lunga storia di traguardi importanti. Se pensiamo agli uomini valorosi e coraggiosi che hanno guidato la DC nei tempi migliori come Scelba, Milazzo e anche Parisi, dobbiamo ritornare a quei tempi, dobbiamo cercare di far risorgere questo territorio che ha bisogno di cultura, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di tutti noi, del contributo di ognuno di noi. Al termine del congresso cittadino svoltosi nella sala conferenze di Palazzo Re Burdone, oltre alla presenza del leader Totò Cuffaro e del segretario regionale Stefano Cirillo, sono stati eletti Piero Lipera, segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Catania, Miriam Pace, vice segretario provinciale della provincia di Catania e Lillo Bono, presidente del partito cittadino.